Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo contro Valsinarb 444 da Serbia, che ci gioca soltanto di ciliane. Ultimamente mi sono un po' rotto le balle, però dai, giochiamo cavallo F3, questa volta D6, e giochiamo all'aperta. Vediamo cosa da proporci questo giocatore. C per D, cavallo per D4, cavallo F6 e cavallo C3. Questa è la mossa naturale per difendere il pedone in E4. Dopo A6 siamo nella variante Neidorf. E siamo nella variante Neidorf e qui si apre un mondo di teoria, di roba da studiare, da imparare a memoria. Rottura di balle unica. E vediamo, la mossa principale qua dovrebbe essere alfiere G5, la mossa più giocata. In realtà non ne sono certo. E qua donna D2, dopo E6. La posizione è così dinamica perché appunto il bianco può fare bene o male, può mettere i pezzi un po' dove vuole, la donna può metterla in F3, in E2, in D2, può spingere i pedoni, può non farlo, può arroccare lungo, può arroccare corto, e anche il nero è estremamente flessibile qua e ha molte case interessanti per i suoi pezzi, può fare B5, B4, insomma è un casino totale. Quindi ultimamente, vabbè, la mossa che gioco sempre sul canale donna E2 qua, senza un vero perché. La motivazione è abbastanza ignorante, voler giocare G4, alfiere G2, sviluppare l'alfiere da questa parte. Quindi lui ha giocato due mosse perfettamente legittime. Qua anche Re B1 sarebbe una mossa da fare prima o poi, secondo me. Profilassi. Però vabbè, giochiamo G4. G4 su E5 che sembra guadagnare un pedone perché attacca sia il cavallo che il pedone in G4. In realtà c'è il cavallo F5 che salva un po' tutto. Quindi siamo contenti. Ora lui inizierà un po' a pensare perché la posizione inizia a diventare già molto sbilanciata. Molte cose in ballo qua. E lui gioca B5. Allora, B5, mi fido a giocare velocemente alfiere G2 perché le minacce sono abbastanza gravi. Dopo E5, a quel punto sì che si apre un bel po' di roba. E alfiere B7, naturalmente, questa è la mossa da fare. Dopo alfiere B7, tra l'altro, lui sta minacciando B4. Il mio cavallo se ne deve andare e cade E4, forse? No. Sto dicendo, messo la donna in E2 apposta. Quindi ok, si può fare ancora un po' tutto, secondo me. Su B4 però non ho una casa proprio entusiasmante in cui andare con sto cavallo, c'è da dire questa cosa. C'è da dire questa cosa. Quindi allora, o preparo a metterlo in A4, che non mi fa impazzire come casa, perché sul bordo della scacchiera non è troppo centrale per ruolo. Oppure, un'altra alternativa, secondo me, è qua giocare torre 1. Torre 1, l'idea è che su B4 gioco cavallo D5. Non so se vada bene. Non sono per niente sicuro che questa sia una mossa sana. E infatti lui non gioca B4. Sembrava un po' naturale il proseguimento. E gioca cavallo D7. Cavallo D7, forse l'idea di cavallo D5 praticamente è che se mi mangia di pedone, io rimangio col pedone e mi si aprono grandi, grandi possibilità d'attacco. Contando anche sul fatto che il suo re è costretto a stare al centro perché il suo arrocco perde semplicemente. Adesso forse lui sta valutando che su cavallo D5 può giocare arrocco,
Perché su donna per E7 forse cade la donna dopo torre 8. La mia donna è intrappolata. Magia. Come per magia. E che macello, raga. Cioè, queste posizioni vanno studiate per giorni prima di poter dirci qualcosa. Qua si va proprio a caso, proprio speculando su sacrifici che non ci saranno mai. Vabbè, dai, continuiamo. F4. Why not? Qua, secondo me, arroccare va bene. Anche cavallo C5 è una mossa interessante. E anche B4. Anche ancora B4 può essere una mossa pericolosa per me, perché ho sempre delle strade abbastanza tranquille con cavallo B1, cavallo A4. Però la realtà è che a me piacerebbe giocare cavallo D5. Il punto è che B4, cavallo D5, presa, presa, arrocco. Se non posso mangiarmi l'alfiere, questa linea è ottima per lui. Lui continua a non a posticipare la decisione, gioca H6, gioco rapidamente alfiere H4, anche se c'era qualche altra possibilità. Poi 5, da valutare però. Ho già meno di 5 minuti, quindi devo iniziare a prendere delle decisioni velocemente. G5. Ok, tipica reazione per destabilizzare il centro del bianco. E qua mi sta partendo il vizio di giocare cavallo D5 senza un vero perché. E5 qua anche possibile. Mangia qui, io mangio qui. Si apre la colonna E. Quindi dai, sulla fiducia, apriamo tutto. E5. Questa posizione in realtà potrebbe essere totalmente persa per il bianco, come totalmente vinta. Si va un po' a istinto, perché è talmente complicata che non ha neanche troppo senso stare qua a cercare di capirci di più, anche perché 10 minuti sono troppo pochi per cercare di capire qualcosa in questa posizione, quindi bisogna affidarsi all'istinto. E qua inizia ad aprirsi le cose. In realtà sono contento da un certo punto di vista, perché sta per succedere qualcosa, per forza. E la sensazione è che il suo re sia un po' più in mezzo alla strada rispetto al mio. E che comunque i miei pezzi, a parte l'alfiere che è in presa, a parte la mia struttura così, comunque i miei pezzi non giocano male per ora. Anche l'alfiere in G2 ha un buon ruolo di attacco. Adesso vedete, alfiere per G2, potrei anche rimangiare di donna attaccando la torre in A8 sospesa, quindi lui avrebbe decisamente troppi problemi. E posso decidere io quando mangiare questo alfiere, quindi ok, D per E5, ma questo apre anche la colonna D, quindi potrebbe essere una cosa positiva. E ora qua cavallo per B5, anche possibile. Presa, presa. Donna B6. F per. Madonna, che macello. Come fa la gente a giocare sta roba? In realtà cavallo per B5 è proprio interessante. Perché A per B5, cavallo per B5, attacco la donna. Adesso la donna deve stare a difesa di questo alfiere, quindi in A5 non ci può venire. In B6 tornerei con l'alfiere attaccando la donna e togliendolo dalla presa, sostanzialmente. Quindi tipo presa, presa, facciamo tipo donna B8.
intima, più o meno donna Biotto. E a quel punto magari mangio qua, attacco il cavallo, preparo cose. E munnezza. A parte che io mi sto cervellando tanto, ma quando c'è una mossa così semplice da poter fare... Dai, giochiamo F per E5. Questa ce la teniamo per l'analisi. E lui subito si mangia l'alfiere in H4. Ok. Fair enough. Ok, vediamo con cosa rimangia qui. Qua c'è anche da stare attenti a qualche scacco. Adesso donna F4 e scacco. E potrebbe essere utile qualche volta per difendere F. Lui rimangia subito. E ora... Cavallo per E6 ispira, Non so, quanto... Un pedone in meno. Vabbè, un pedone in meno. Questa posizione non conta... praticamente nulla. Ah, tra l'altro, su cavallo per adesso a per posso mangiare di donna e andarmi a mangiare questo alfiere, quindi cambiare completamente approccio e giocare un po' più conservativi per il materiale. Cavallo per, perché comunque il bianco è più attivo, quindi su a per donna per b5 scacco e dopo vado a mangiarmi questo alfiere e ho tre pedoni passati di qua che in un eventuale finale possono fare una buona differenza. E valuto un attimo cavallo per, ma non mi sembra che ci sia abbastanza grip. Donna per b5 scacco, e adesso probabilmente giocherà f8 lui. Non è che ce ne siano così tante. Cavallo di 7 sembra troppo, troppo rischioso. Anzi, f8 lo giocherà sicuramente. Dopo F8 mangio questo alfiere, ma come? Di donna o di alfiere? Un'altra domanda importante. Alfiere per torre B8 e perdo di fatto, quindi sono costretto a mangiare di donna. Ma ora un pedone in più, del tutto simbolico. E un finale, secondo me, in cui gioco io per vincere qua, anche perché adesso... Okay, più o meno lui, ok, può fare torre C8, ma le donne si cambieranno. Se lui vuole cambiare donne, cambieranno le donne. E mangerò in B7 e dopo, quando lui mi attaccherà l'alfiere che si porterà in B7, tornerò in F3, così difendo il pedone G4, giusto per mantenere questo vantaggio di materiale. Le mie torri giocano molto meglio e i miei pedoni possono iniziare a essere spinti. Ah, ok, donna F4 scacco. Questa è una scelta interessante, giustamente, perché lui di cambiare le donne secondo me non è così entusiasta, appunto per i motivi di prima, e ora vuole giocare torre B8. Però io insisto e gioco donna F3. Mi ero dimenticato di questo scacco con donna F4, però non è stato così grave. Ora, se vuole continuare l'aggressione, può giocare donna B4. Vedete quante colonne davanti al mio re si sono aperte. Però è anche vero che lui riesce a coinvolgere pochi pezzi all'attacco. Quindi donna B4, posso fare B3. Sennò sarebbe abbastanza grigia la situazione. Sacco di buchi sulle case scure e devo stare un po' attento. Però... secondo me la situazione si può gestire. Più la vedo, più puzza. Però vabbè. Cercare cavallo E4 qua. Cercando di cambiare qualche pezzo. Cavallo D5. Allora... se mangia qui torre per, sono tutto sommato abbastanza contento, perché anche il suo re inizia a essere un po' pericolante. Su cavallo D5 posso mettermi a giocare sulla colonna F. Ah, ok, ho giocato donna A3, così se mangia qua mi dà matto in B2. Quindi mettiamo subito le cose in chiaro. Cerchiamo torre F1 in modo tale che
quel cavallo lì adesso lo vedo male. E forse ho vinto dopo torre F1, perché l'inchiodatura sul pedone F7 è abbastanza grave. Il cavallo non si può spostare, se no prende matto. E se non fa niente, io mi mangio semplicemente il cavallo. Quindi deve generare dell'iniziativa, però secondo me non è abbastanza qua. Quindi, ok, mi sono un po' fidato. Cavallo per... In realtà... Non sembra al massimo sta posizione. Però se mi salvo... È un grosso se... No, ho valutato decisamente... Sono stato decisamente troppo ottimista qua. Perché... Tipo donna 1, re di 2, arriva anche la torre con scacco. Oppure alfiere a 3 anche. Macello da mossa 5, non ci ho capito più niente. Dovessi scommettere, la posizione è persa per me qua. Ma vedremo dopo in analisi con il Bokfi. Darà una mano. Tra l'altro, ok, non è così chiaro, perché secondo me alfiere a 3, questi due sono gli scacchi. Se non gioca una di queste due mosse, arriva cavallo H5, scacco e gli do matto io. Quindi, donna 1, re di 2, donna 1 ha un difetto abbastanza grande, che è l'avere la donna in presa. Quindi, ad esempio, su donna 1, re di 2, posso anche pensare a giocare cavallo di 5. Così su torre per D5, donna per D5 e alla fine anche la sua donna in presa, non lo so. Non chiedetemi, ho appena mangiato 300 grammi di pasta, non capendo niente, sono in abbiocco totale e forse avrei dovuto giocare il sistema di Londra. Probabilmente il mio avversario sta cercando di vedere più in profondità possibile. Io ovviamente sto tranquillo, perché tanto le mie mosse saranno obbligate su qualunque scacco. Io andrò in D2 e poi ci pensiamo. Anche lui è sceso sotto il minuto, quindi ne vedremo delle belle. Alfiere a 3, re di 2. Quindi vedete, alfiere a 3 più precisa, perché adesso ad esempio su re a 2 ha questa donna per c2 qua. Quindi quello che speravo di fare io è re 1 qua. Re 1. Madonna, se mi salvo qua. Re 2 non ha senso. Facciamo re 1. Brutta questa, brutta sta situazione. 24 secondi. Fiere b4, però scappo di qua forse. Speriamo. No, aspetta, c3 ha senso. Facciamo f2, va. Alfiere c5, scacco, torno qua. Un pezzo in più qua però, 12 secondi, mamma, se finisce con questo perpetuo rido fino a domani. Va bene. Ok, conclusione giusta, nel senso la partita è finita per scacco perpetuo. Io non è che avessi reali alternative, secondo me. Andiamo a vedere sta porcata in analisi. Allora, fino a qua tutto sereno. Pensate, in questa posizione ci sono 15.320 partite nel database di chess.com e soltanto 250 partite giocano donna e 2, ma qua si può veramente fare qualunque cosa. Alfiere 7, arrocco lungo, donna c7, g4. E qua da quante erano? 15.000 a 3 partite. B5, vedete che al computer comunque dà sempre un piccolo vantaggio al bianco. Alfiere G2,
E qua B4 è la mossa più interessante. Su B4 E5, delirio anche lì. Tra alfiere B7. E qua il saggio Stockfish gioca A3, naturalmente. Torre 1. E vedete che la barra scende perché vede B4, ma il computer non sa che io qua avevo mente di giocare cavallo D5. E perde al colpo. Però a livello umano, saper gestire questa posizione è veramente un macello. Ah, perché qua mangia di cavallo. Ok, perché c'è l'alfiere sospeso. Ups. Io ho calcolato soltanto E per D, ma su E per D, guardate la barra, 2,50. Perché... Qua è un massacro. Cioè cavallo F5 arriva di... Però vabbè. Cavallo D7. Qua pensate, prima mossa del motore, cavallo F5. Quindi aprire linea a tutti i costi. F4, H6, alfiere H4, G5. E su G5, unica mossa che porta in vantaggio il bianco, addirittura vantaggio decisivo. E5, che è quella che ho giocato io. Questa va fatta assolutamente. D per E5. F per E5 è l'unica mossa. G per H. E qua addirittura, guardate che vantaggio, più 4 e 20. E per F6. Cavallo per F6. Più 4, raga. Cioè, più 4. Cavallo per E6. Perché non l'ho giocata cavallo per E6? Palesemente la mossa da fare qua. È che io mi sono imbaghito di sta stronzata. Madò, che idiota. Ho detto, vabbè, andiamo a giocarci il finale. Se finale. Qui ho sofferto come un cane perché c'avevo le case scure deboli. Qua da parità assoluta. Torre B8, ma qua passo sicuramente per una posizione persa. Donna F3. Ok, qua dà vantaggio al nero, ma se il nero mangia in H2. Se avesse mangiato in H2... avrei chiamato i carabinieri, palesemente. Donna B4, B3, leggero vantaggio del bianco. Re G7. E cavallo E4, ancora leggero vantaggio del bianco. Però mi sa che dopo donna A3 qua non mi posso andare a mangiare il cavallo. Ma devo starmene buono e giocare donna C3. Donna C3 e vantaggio di più 0,80. Torre F1 ancora buona in realtà. Torre A8. E qua cavallo C3, devo palesemente parare la minaccia di donna per A2. Io me ne sono fottuto allegramente, ma troppo ottimista qua. L'attacco del nero è decisivo. Donna per A2, re C1. Ah, torre HC8, no. Torre HC8 è una mossa impossibile qua. Impossibile giocare torre HC8. Perché... Come ho detto prima, alfiere A3 e donna A1 sono le uniche mosse che il nero dovrebbe calcolare, perché sennò l'attacco del bianco qua sembra clamoroso. Quindi la cosa che mi fa strano è qua, su torre C8, cavallo H5, scacco, lui dice re H8. E torre C8 difende anche da questo scacco con donna C3. Wow, vabbè. Torre HC8 forse è una mossa che si può vedere a tempo lungo, non a 10 minuti, assolutamente. Quindi alfiere A3... E adesso mi salvo, porco cane. Vantaggio del bianco. Wow. Re di 2. Torre di 8, scacco. Re e 3 la mossa. Vabbè. Re e 3 però alfiere C5, raga, ma che... Guardate come si difende. Grande Stockfish. Alfiere C5, unica mossa che dà vantaggio al bianco, re F4. Va bene, va bene. E Stockfish dice: bene Ale, qua è un pezzo in più. E il re è completamente a puttane, però è un pezzo in più. E il nero non ha scacchi. Più 1,30. Vabbè. Io ho giocato la mossa umana, re 1. E qua alfiere B4, scacco, re F2. Alfiere C5. Questa qua è la continuazione giusta. Cioè, assurdo. Se io non gioco re F2 perdo, se io non faccio avanti e indietro perdo e se lui non fa avanti e indietro perde. Quindi conclusione insolitamente giusta anche dal punto di vista formale del gioco. Va bene.
partita ultra combattuta, questo è solo un assaggio della complessità delle partite che si raggiungono nella variante principale della Nidorf. Consiglio a chiunque di giocare questa apertura. Lasciamola a Vascella Grav, che ne sa. Ci vediamo domani per un'altra partita brutta. Io attualmente sono al nazionale a squadre, quindi se volete seguirmi, iniziate a seguirmi su Instagram, che metto qualche storiella. Ciao ragazzi!